subito De Cristofaro assegna quella prima stoccata. Molto molto alto. Assegno, Rea, pareggio immediato. Entrambi atleti del 2006. Attacco di Cristofaro, primo punto per, secondo punto scusate, per l'atleta bresciano, anch'egli come Scalora ha fatto parte della spedizione azzurra ai mondiali, agli europei di categoria, quindi campione europeo a squadre under 17. Quartetto composto anche da Elia Pasini e Jacopo Poggio. Vittoria conquistata sulle pedane di Tallinn. In finale danni della Gran Bretagna. E intanto De Cristofaro ha messo a segno il punto numero 3 che diventa 4 in questo momento. La carta, come suol dirsi, direbbe finale De Cristofaro Scalora, nel senso che sono i due favoriti, i primi due del ranking. Ovviamente Di Russo prima, e lo abbiamo visto, e Rea adesso sicuramente faranno di tutto per vendere cara la pelle. Adesso c'è un cartellino per Rea che si è voltato. C'è stata la stoccata, infatti ora di essere valutata questa ricostruzione, ma mi sa che la stoccata è arrivata dopo che Rea ha dato le spalle all'avversario, quindi dopo l'interruzione del match, quindi non c'è stoccata, c'è solo il cartellino giallo per Rea. È vietato nel fioretto dare le spalle all'avversario. Attacco non valido di Cristofaro, ricordo sempre fioretto arma convenzionale, quindi avete visto gli atleti si sono toccati insieme, ma devono essere rispettate, valutate alcune regole per stabilire chi ha messo a segno il punto. Regola aurea, regola base, chi attacca ha ragione, chi per primo si muove. Ovviamente quando gli attacchi sono più o meno contemporanei, simultanei, non è detto che non venga assegnata la stoccata a nessuno, ma viene valutato chi fa il movimento d'attacco più corretto, quindi allungando prima il braccio, guadagnando misura e pedana con le gambe. In questo caso un punto per Rea. Siamo 5-4, niente di fatto. Tutta la pedana, avete visto De Cristofaro fa valere questo suo notevolissimo allungo, si porta sul 6-4 vantaggio
ancora per il Bresciano, 7-4, è un contrattacco ovviamente, avete visto l'arbitro chiaramente fa segno a De Cristofaro che se avesse messo a segno il punto Rea il punto sarebbe stato suo. La parata risposta di De Cristofaro, strettissima misura, molto bella questa stoccata, un bel movimento. E adesso Rea subito replica, 8-5. Guardate questo contrattacco di Cristofaro, ancora una volta riesce a mandare fuori misura l'avversario. Riduce rapidamente la distanza fra lui e l'avversario, questa è bella intanto, avete visto la parata risposta secca, la strettissima misura, 10-5, adesso scappa De Cristofaro. Ancora con l'arma in linea, e la linea viene assegnata, vediamo se Rea chiede il video, vedete la linea, rimane col braccio stesso De Cristofaro, non è che l'abbia tenuto proprio fermo, però comunque. E adesso attacco di Rea che interrompe questa parziale favorevole a De Cristofaro. Ho messo a segno 3-4 stoccate in questo modo De Cristofaro. In pratica ha proprio dimezzato, ha comunque ridotto la distanza fra lui e l'avversario mandandolo proprio fuori misura, perché non è una stoccata diciamo corretta dal punto di vista diciamo della stretta interpretazione della convenzione, perché comunque la Rea che stava attaccando, però dal punto di vista tattico è perfetta perché si riduce la distanza con l'avversario e l'avversario va fuori misura, perché sempre bene ricordarlo, si tocca solo se la stoccata viene portata alla giusta misura, alla giusta velocità e con la giusta scelta di tempo. Ecco, viene assegnato adesso l'attacco a De Cristofaro che chiede il video, De Cristofaro, Rea chiede il video, un'azione un po' come quella precedente, però stavolta Rea ha messo a segno la stoccata, quindi c'è da capire se questa stoccata viene convalidata o meno. Non abbiamo il replay stavolta, vediamo. E infatti l'attacco di Rea è corretto. E ancora questo movimento a centro pedana, ancora chiede il video Rea, e questo tipo di azione l'abbiamo già visto diverse volte. Vedete come De Cristofaro cerca proprio di ridurre la misura fra lui e l'avversario. Qui c'è la partenza di Rea. Sembra un po' la ripetizione della stoccata precedente, vediamo, vedete, c'è questo movimento. No, viene confermata la stoccata, quindi 13-8 per De Cristofaro. Questo è l'attacco di Rea, chiede il video stavolta De Cristofaro. Siamo entrati un po' nel gorgo di queste azioni a centro pedana. Quando succede questo poi è difficile mettersi nei panni dell'arbitro, perché ogni stoccata rischia di avere un'interpretazione diversa. Confermato l'attacco, è nono punto per Leonardo Rea. Decide che è il momento di usare l'arma segreta. Cambia Fioretto.
ovviamente scherziamo, ma a volte il cambio dell'arma è anche una ricerca di una maggior sicurezza, anche perché il Re aveva appena messo a segno un punto, adesso non trova la stoccata, avete visto, si dispera perché era riuscito a prendere il ferro e chiudere l'attacco. Un punto per De Cristoforo, che adesso con questa azione d'attacco chiude il match. Chiede il video a questo punto Rea, giustamente, visto che siamo a chiusura del match. Prende ferro De Cristoforo, si fermano entrambi, guadagna un passettino De Cristoforo, direi attacco piuttosto evidente, vediamo. Ed ecco quindi chiuso il match, e quindi Mattia De Cristoforo andrà ad affrontare Fernando Scalora nella finalissima. Quindi la finalissima fra i primi due del ranking. Una finalissima che arriverà dopo la pausa e dopo.